Buongiorno, buon venerdì, parlo piano perché sono le 8, io ho già impostato tutta la casa pronta per le pulizie, vi farò vedere qualcosina, soprattutto ho intenzione di smontare il divano e andare a ricoprirlo e finalmente rimettere le, chiamiamole, coperture, federe, non lo so come chiamarle, dei cuscini che avevo tolto prima di Natale. Ma che non sono mai riuscita poi a prendermi del tempo per rimetterle. E poi quello che faremo durante la giornata si vedrà, anche perché questo video che uscirà martedì avrà sicuramente un vlog anche di domenica, perché domenica tornerò a fare una cosa che non faccio da un sacco di tempo, che so che comunque tanti di voi si aspettano, e quindi voglio lasciare spazio a quello. Perciò adesso inizio a pulire e ci vediamo durante le pulizie e dopo. Divano fatto, ragazzi, ogni volta che faccio questo lavoro perdo 10 anni di vita e almeno 2 kg. Dovrei farlo tutti i giorni, cioè è una roba assurda davvero. Infatti mai più voglio un divano che abbia delle coperture, delle ricoperture standard che si mettono e si tolgono con facilità, perché lo odio sto divano da fare questo lavoro assurdo. Adesso passo la scopa elettrica, lavo il pavimento e per oggi le pulizie sono finite perché non ce la faccio più. Ho da fare un po' di refill in casa. Allora, ho già cambiato la spugna per lavare i piatti. Ho preso questa perché pensavo di avere le altre, invece le ho finite. Sono quelle che non so se avete visto il video, abbiamo vinto alla tombola di Natale, funzionano benissimo.
Poi ho finito questi in bagno, prima li avevo al profumo di eucalipto, adesso ce li ho al limone perché ho trovato un'offerta di 3 pacchi molto conveniente, quindi andrò a portarli in bagno. Devo rimettere il dentifricio che è finito stamattina, tra l'altro questo ve lo consiglio perché se mette a fuoco, qua non lo dice ma lo dice dentro, aspettate vi faccio vedere, ha la formula vegana. Quindi a chi interessa, aspettate, guarda, ci sono di vari tipi ma io ho trovato solo questa quando sono andata a fare la spesa, vediamo se mette a fuoco, metti a fuoco, metti a fuoco, non mette a fuoco, eccolo qua, vedete che dice formula vegana, tubo riciclabile e agente naturale schiumogeno. Quindi è un ottimo prodotto, noi ci troviamo molto bene. E poi vediamo adesso se cambia l'inquadratura, ma figuriamoci, vero? Telefono, ce la puoi fare. E poi vado a mettere questo che è finito dentro al frigorifero, con cui mi trovo benissimo, sia per un discorso di odori ma anche perché in base al cambiamento del colore capisco se la temperatura del frigo era giusta oppure no. Quindi adesso vado a mettere a posto queste cose. Buongiorno a tutti, buon sabato, dovrei dire forse anzi più che buongiorno, buon pomeriggio, perché sono quasi le 4, io adesso interrompo il mio studio e mi riposo un'oretta, e con mi riposo intendo proprio che faccio un sonnellino, perché quando faccio questo orario, cioè dalle 18 alle 23 di sera, se non mi riposo fisicamente per almeno mezz'oretta non arrivo alle 11. Come ho già detto, io sono un animale diurno, faccio fatica a stare sveglia più di un tot di sera, e in più quando faccio questa fascia di orario rimango con l'adrenalina altissima e non dormo tutta notte, perciò pago davvero tanto a livello sia fisico che mentale, e però questo c'è in questo momento e per ora ce lo facciamo andare bene. Volevo comunque farvi un saluto, anche perché poi invece ci rivedremo domani mattina con, speriamo, la cosa bella di cui ho voglia di farvi vedere, di parlarvi, di portarvi con me. Quindi a domani!
Buongiorno, buona domenica. Avete visto dove siamo? Finalmente sono tornata in cascina. Quindi oggi mezza giornata di lavoro qui, stiamo montando i falsi telai. Adesso abbiamo fatto una piccola pausa. Io ho la faccia molto sbattuta perché, come al solito, sono stata male lavorando fino alle 11 e non ho dormito niente tutta notte. Stasera ho una risonanza magnetica al bacino per degli esami di controllo che sto facendo. E niente, adesso torno giù a lavorare, ci vediamo dopo. Buongiorno, buon lunedì. Allora, ieri poi siamo tornati a casa cotti e quindi mi sono dimenticata di chiudere il video, però stamattina ho detto: ma sì, ne approfitto, tanto prima di mettermi a studiare e di andare a lavorare, do una rinfrescata al bagno, magari filmo qualcosina. E poi ho detto: faccio sapere anche com'è andata la risonanza. Allora, mi hanno chiamato mentre eravamo alla casa a lavorare e mi hanno chiesto se potevo anticipare. Allora, in realtà mi avevano chiesto se potevo anticipare primo pomeriggio, ma non ce l'avremmo mai fatta. E allora mi hanno anticipato, arrivo alle 7, 7 e mezza la risonanza. E così è stato, ne siamo partiti molto prima perché comunque era un'oretta da casa e dovevamo fare l'autostrada e non volevamo rischiare di rimanere imbottigliati nel traffico. Quindi poi siamo arrivati con un'oretta di anticipo, abbiamo aspettato e comunque poi ho fatto la risonanza. Allora, io sono claustrofobica, ma dove c'è la reale sensazione di non poter fuggire. Invece la risonanza magnetica, sì, certo, sei sdraiato, questo coso ce l'hai a tanto così dal naso, ma sui laterali, almeno quella che ho fatto io, era aperta, quindi non mi ha dato minimamente nessuna sensazione di panico o di altro. Il suono, io nei suoni sento, come, non so che dire, dire che sento le voci mi mandano in manicomio, però cioè, a furia di risentire lo stesso suono in continuazione, sempre uguale, gli trovo un ritmo, gli trovo una cantilena, una musica, quindi anche quello a me non ha dato fastidio, anzi probabilmente ero talmente stanca che ho rischiato di addormentarmi 3 volte. La posizione in cui ero, perché era al bacino, quindi avevo le dita dei piedi unite, con i talloni molto separati, legati, i piedi per evitare che appunto diciamo gli spasmi muscolari dopo un po' che sei fermo nella stessa posizione ti porti magari a separarli. Ecco, quella mi ha lasciato un po' di dolore, infatti stamattina ho un po' di dolore alla schiena, nella zona bassa, perché comunque stai una mezz'oretta quasi così. Quindi quello un po' sì, non ho gli esiti, non mi hanno detto nulla le tecniche che c'erano lì a fare la risonanza, lo scoprirò metà di questa settimana. Tra l'altro oggi poi mando anche gli esiti degli esami del sangue per sapere se sono ancora idonei a fare l'infusione di ferro oppure no. Gli esiti devo andare nello stesso ospedale dove mi fanno l'infusione a ritirarli, perché sul fascicolo sanitario si vede la parte, diciamo, dell'esito scritto, ma non si vedono le immagini, quindi devi andare di persona, quindi mi dovrò rifare un'ora di macchina per andare a recuperarli, però fa niente, se riesco a far coincidere nel caso l'infusione con il ritiro, bene. E niente, poi vi aggiornerò su quello che mi dirà il dottore. Adesso, appunto, do una rinfrescata al bagno, faccio il letto e poi vi saluto perché mi metto a studiare, quindi non ho più nulla da farvi vedere. Oggi mi ritocca ancora 18-23, quindi mi aspetta una nottata di inferno, ma fa niente, ce la facciamo andare bene lo stesso. Grazie.
Ed eccoci qua, io ho finito di dare una rinfrescata sistemata al bagno, di fare il letto, mettere a posto il divano, mettere a posto il soggiorno, la cucina, un po' le cose che c'erano in giro. Adesso mi dedico completamente allo studio fino all'ora di pranzo che porto fuori Runa e poi mangio, dopodiché ricomincio a studiare e poi mi interrompo per riposarmi un attimo prima di andare al lavoro. Quindi direi che possiamo chiudere qua questo video. Io vi ringrazio per essere stati con me, spero di avervi fatto compagnia. Come al solito vi ricordo che se vi va potete iscrivervi, mettere mi piace, condividere i video, insomma. Le solite cose che ci diciamo sempre, però di tutte queste cose la cosa che mi fa davvero più piacere è vedere che i miei video vi piacciono, quindi se ci sono dei like mi fa davvero molto piacere e soprattutto i commenti perché non c'è mai nulla di superfluo, anche semplicemente dire un ciao, una buona giornata, come mi capita spesso con alcuni di voi, fa veramente tanto piacere. Quindi niente, io vi aspetto al prossimo video, vi mando un mega abbraccio e ci vediamo. Ciao!